affronto un video del genere, non si può. Qualcuno mi aiuti. Ciao Dreamers, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale. Come vedete, questo video è fuori dalla programmazione abituale del canale perché è domenica. Però il caso, anzi i corrieri, hanno voluto che succedesse una cosa meravigliosa oggi. Ovvero che mi arrivasse tutta questa roba. E in mia discolpa dico che solo uno di questi pacchi è mio, perché tutto il resto è della mia migliore amica Vicky. Quindi Vicky, se stai guardando questo video, sentiti in colpa. E quindi mi sono detta: ma quando mi ricapita di fare un mega unboxing del genere? Per cui io direi di cominciare subito, perché sarà molto faticoso. Cominciamo da questo qui di BS, che ha l'apertura facilitata e dovrei farcela, però chissà, non lo so, vedremo. Vado. No ragazzi, io neanche con l'apertura facilitata ce la faccio. Arianna, se stai guardando questo video, ti prego dammi ripetizioni, perché cioè io non so aprire i pacchi, ragazzi. Io non so aprire i pacchi. La scusa per tutto questo è che io non ho fatti Lego da piccola, quindi capitemi, io giocavo con le Barbie. Ok. Vedo già cose belle. Ah, bello, molto bello. Allora, qui c'è un Lord of Shadows selvatico che Vicky ha ordinato in questa edizione qui flessibile con la runa sulla costina, perché anche il primo ce l'aveva così. E devo dire che è molto 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 bello, mi piace un sacco. Ma io non vedo l'ora di leggerlo, Lord of Shadows. Infatti quasi quasi me lo tengo, me lo leggo e poi glielo do. Infatti l'ho mezza minacciata, perché le ho detto: senti, tu devi leggere Lord of Shadows per farmi sapere se la morte che c'è alla fine è fattibile, perché visto che io e lei la pensiamo allo stesso modo su un sacco di cose e abbiamo opinioni impopolari su Shadowhunters a differenza di tutto il mondo, se è una morte inutile io potrei anche farci una risata sopra, se invece è una morte dolorosa me lo deve dire, così io mi preparo psicologicamente. E quindi la sto mandando in ala scoperta. Ah, e se l'avete letto in inglese non vi azzardate a fare spoiler qui sotto nei commenti, se no Rasputin ve maledice. Ok ragazzi, questo dovrebbe essere mio, e l'ansia perché sto aspettando questo pacco da un sacco di tempo. Cioè calcolate che ho fatto l'ordine sul libraccio il 1° agosto e è arrivato il 23 agosto, sì, quando sto registrando questo video. Quindi non va bene il braccio, non va bene, e spero che i libri siano in buone condizioni, se no maledizioni partiranno. Muahaha. Ah, e ovviamente qui mi sono dovuta armare di forbici, perché come avete visto io non so aprire i pacchi. Quindi questo è tutto pure bello scocciato, quindi lo aprirò nel 2013. Da una parte capisco che i libri siano sacri e devono arrivare bene, però, cioè, chiuderli in maniera così ermetica, ma io come faccio? Cioè, ma spiegatemi, ma io boh. Elfi di Babbo Natale, perché lo fate? Oh, sto aprendo una parte, signori. Forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. Allora, togliamo tutto lo scotch. Ciao. Oh, sì! È bellissimo, ok? È bellissimo, non l'ho mai visto dal vivo. Ah, che bello! Allora, questo è Rebel, il deserto in fiamme, che in inglese sarebbe Rebel of the Suns di Olwyn Hamilton. E l'ho acquistato perché l'ho trovato, mi sembra, usato a metà prezzo sul libraccio, e poi soprattutto perché allo Yalk l'abbiamo incontrata l'autrice e quindi mi sembrava una persona molto carina e simpatica, e quindi ho detto ok, voglio leggere i suoi libri, e quindi ho detto ok, l'ho trovato sul libraccio usato, che fai, non lo prendi? Anche perché dopo aver letto La moglie del califfo io sono troppo in fissa con le storie ambientate in paesi, posti arabeggianti, quindi sono troppo curiosa di leggere questo libro. E poi è anche breve, perché sono tipo 200 e qualcosa di pagine, quindi in una giornata ce la dovrei fare. Dopo la maratona di lettura non mi spaventa più nulla nella vita. Ok, ok, ok signori, questo è Caldo come il fuoco di Jennifer L. Armentrout, e anche questo l'ho preso appunto usato sul libraccio, perché no, non era neanche usato mi sa, perché era tipo tra i reminders, e quando l'ho visto lì una copertina rigida a 6,50 euro, che fai, non la prendi? Le basi. Quindi sono troppo contenta, perché non so se lo sapete, ma il 23 e il 24 ottobre la Armentrout verrà in Italia per due firmacopie, uno a Milano e uno a Roma. Ovviamente io e Sara del canale Oranginosaur Raul andremo a quello di Roma, e quindi ho detto e che perdo l'occasione di farmi firmare dei libri, quindi ho intenzione nei prossimi mesi di recuperare sicuramente questa trilogia e poi forse anche quella di Covenant, perché mi ispira. Ah, ciao anche a te. Ok, ok, e naturalmente questo è il secondo, ovvero Freddo come la pietra. E anche questa appunto una copertina rigida, 6,50 euro, passa la paura. Cioè, proprio è stata una delle cose più belle della mia vita, ragazzi. Quando ho visto queste cose, sono troppo contenta che finalmente siano qui con me, perché l'ho aspettati per tipo 20 giorni, 20
giorni ad Azkaban. Se anche voi ci siete al Prima Gob del 24, ci vediamo lì e soprattutto se avete letto qualcosa dell'Armentrout fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, qual è la vostra serie preferita, perché so che a molti piace, perché i paranormal romance sono sempre utili quando si va nel blocco del lettore, quando stiamo soffrendo troppo per i libri che leggiamo, quindi fatemi sapere cosa ne pensate perché sono molto molto curiosa. Procediamo con quest'altro pacco di libraccio, questo è di lì che dovrebbe essere un fumetto se non erro. Ce la faranno i nostri eroi ad aprire questa con l'apertura facilitata? Lo scopriremo solo vivendo. Ok, aspetta, sì, aspetta, aspetta, ho capito. Wow! Sì, ok, è il fumetto di Tomb Raider, perché Vicky è fissata, le piace, quindi l'ha comprato. È molto carino, mi piacciono i disegni, molto... Io non leggo i fumetti, però i disegni sono fatti molto molto bene. Ed infine, per ultimo, ma non meno importante, questo è un pacco di Amazon enorme, sempre ordinato da Vicky, che mi ricordo più o meno cosa ci sia dentro, però andiamo a scoprirlo insieme. Forbici alla mano, come sempre, perché qui imparerò prima o poi ad aprire i pacchi, io sono convinta. E apriti e su e fai e sì, collaborativo. Ripeto, perché fate i pacchi così complessi da aprire? What up? Yeah, ciao. Quante cose carine che vedo qui. Allora, il primo libro che vedo qui è Io sono buio di Kristen White, che anch'io non vedrò di leggere, infatti penso che lo recupererò a breve perché sono molto molto curiosa, perché Giove mi aveva detto che mi sarebbe piaciuto sicuramente, che dovrebbe essere il retelling, se non erro, di Vlad l'Impalatore, però versione al femminile, quindi dovrebbe essere molto molto bello, e poi è tipo un fantasy storico, una cosa del genere, quindi sono molto curiosa anch'io. Poi qui ci sono due libri in inglese, faccio vedere prima questo, Off Fire and Stars. Io non so assolutamente niente di questo libro, però... Ah no, aspettate, so di che cosa parla. Mi sembra che ci fosse tipo una storia lesbo in mezzo, quindi è per quello che me lo ricordo. E poi abbiamo Frontlines, che è un libro di Michael Grant. E come sapete, io e lei siamo fissate con Michael Grant, quindi non ho idea anche qui quale sia la trama, però poi se a lei piacerà vi farò sapere, perché qualsiasi cosa che scriva Michael Grant per me va bene, anche la sua lista della spesa, quindi yes. Ebbene, siete rimessi, siamo giunti alla fine di un altro unboxing. Fatemi sapere qui sotto con un commentino cosa avete acquistato voi ultimamente, se i nostri acquisti vi sono piaciuti, ed è stato molto faticoso, mi sento molto provata da questa cosa, non pensavo di riuscire a farcela, ma ce l'abbiamo fatta, quindi sì, sono molto contenta del risultato finale. E per il resto niente Dreamer, se sono le cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con tutti i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi, e ovviamente seguitemi su tutti i social network che sono linkati giù nell'info box se già non lo fate, perché seguirmi sui social è una cosa molto 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 importante. Quindi nulla Dreamer, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo al prossimo video.